La galleria della Vittoria chiusa in uno dei due sensi di marcia, il traffico paralizzato, le transenne di color arancione. Segnali questi che caratterizzano ulteriori e soliti disagi per i cittadini napoletani. Una voragine profonda e larga circa un metro che si è aperta in via Acton ha costretto infatti la Polizia Municipale a transennare e chiudere l'ingresso del tunnel in direzione Piazza Vittoria. A giudicare dalle immagini, la voragine, circondata da altre crepe nel manto stradale, sembra destinata ad allargarsi. Il cedimento ha avuto riflessi sul traffico in tutto il centro di Napoli, considerata l'importanza di un'arteria come via Acton. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale, i cui agenti sono stati costretti a deviare anche il traffico su via Chiatamone per le auto provenienti dal lungomare.